dell'alta velocità, che ormai è un progetto che vuole solamente più una parte di questo Stato e la mafia. Oggi sono solo gli ultimi due vegetti in campo che vogliono la Torino-Lione. I magistrati di questa città li aiutano a far sì che chi lotta venga messo da parte. Il tempo che c'è anche con quanto sta avvenendo a Nicoletta è quello di colpire qualcuno per spaventare tutti, per far sì che tutti tornino nelle proprie case e abbassino quella bandiera che ormai da 30 anni portiamo fieri ed orgogliosi in ogni iniziativa. Una cosa che voglio dire, che deve essere sempre chiara, è che il movimento Notav, quello fatto da Nicoletta, quello fatto da tutti noi, è sempre lo stesso. È lo stesso che fa le marce, è lo stesso che difende i suoi prigionieri, ma è anche lo stesso che attacca il cantiere quando serve, che fa le barricate per chiudere le strade, che fa di tutto in maniera reale per fermare l'alta velocità, e che se oggi un treno ad alta velocità non passa tra Torino e Lione è merito nostro. Il resto sono tante belle parole che in questi anni le abbiamo sentite veramente di tutti i colori, ma come vedete le conseguenze delle scelte che facciamo ce le paghiamo in prima persona. Questa è la cosa che vorrei dire in questa piazza, dove due anni fa, quando abbiamo fatto l'8 dicembre una manifestazione che ha distrutto la manifestazione e il percorso dei Sitav, avevo presentato Nicoletta per parlare dal palco dicendo che Nicoletta era una di quelle che ha fatto veramente di tutto per questa lotta, ci ha rimesso la salute, ci ha rimesso un naso in una manifestazione, oggi è in galera, all'epoca era stata agli arresti domiciliari e non aveva rispettato mai un giorno di arresti domiciliari, e che era l'orgoglio di essere Notav, riusciva a rappresentarlo e riesce tutt'oggi a rappresentarlo. Vale per Nicoletta, perché la conosco ed è una splendida persona, ma vale per tanti che in questo momento magari non conosciamo, vale per tutti, perché quello che dobbiamo imparare è che tra di noi, in una lotta del genere, fatta da persone di tutte le età, che dura da così tanto tempo e che ancora deve durare nel tempo, dobbiamo fare in modo che non ci sia mai nessuno che si debba sacrificare, mettere così tanto di se stesso, di se stessa per tutti gli altri. Ognuno di noi l'abbiamo imparato bene, in questa lotta deve fare la propria parte per quello che riesce, per quello che si sente, ma il nostro nemico è così forte e che ovunque, che probabilmente solo riuscendo a stare insieme, riuscendo a fare ognuno nel suo piccolo qualcosa, riusciremo a non sentire, a continuare, a non sentire la paura e a continuare per questa battaglia. Voglio salutare Nicoletta, adesso ci saranno altri interventi, anche lui ci ha mandato una lettera, deve parlare ad Elmo. Voglio salutare però Nicoletta da qui, dicendo che non è sola, che mi piacerebbe dire da qui che andremo a prenderla, ma purtroppo questo non è possibile, però che faremo tutto quello che possiamo per non fermarci, che faremo tutto per non farla sentire sola, che nessuno che finisce in galera perché è un Notav, perché lotta per la giustizia, sarà mai solo, perché noi ci saremo sempre. Ora è sempre Resistenza, ora è sempre Notav! Allora, io sono Gervi Adelmo, porto una storia, tanti mi conoscono, qua sono un amico dei Notav da sempre, non sono un Notav, perché io penso che i Notav sono quelli che vivono in quella zona. Noi possiamo solo portare solidarietà, possiamo portare aiuto a quelli che stanno lottando in questa cosa. Io mi collego a quella storia, io porto una storia di sette uomini che hanno dato la vita contro la dittatura fascista, ma hanno dato anche la vita contro le ingiustizie di questo mondo, e ancora ne abbiamo troppe di questo. Quindi pensando ancora per chi ha pagato con la vita per avere un'Italia democratica, un'Italia giusta, questa Italia ancora non ce l'abbiamo, né esempio in Notav, ma né esempio in tutte le opere che stanno facendo, né esempio chi ha dato la vita anche dopo di questo, come Carlo Giuliano, come Luba, come tanti, come tutti quanti i compagni che hanno lasciato la vita per lottare contro questa ingiustizia. Quindi vuol dire che abbiamo ancora a che fare con un sistema.
i giovani ci stanno e quindi sappiamo dire che abbiamo un mondo ingessato, un mondo di burocrati e questo non può continuare, ma solo con la lotta per l'unità di tutti quelli che vogliono avere un po' di giustizia e di libertà in questo mondo, riusciremo a conquistare questo. Forse non la tireremo, speriamo che ci arrivano i nostri figli, i nostri nipoti, l'importante è continuare a batterci, questo è quello. Riporto sempre con me uno slogan che mi sta nel cuore, che è quello del Che, che dice chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. E con questo ci salutiamo per dire che noi non vogliamo perdere, ma prima o poi arriverà il momento che dovremo vincere. Quindi continuiamo a combattere e che sia il nostro futuro quello che ci guiderà nelle nostre battaglie future. Grazie. Voglio qui, prima di tutto, credo, presentando un sentimento di tutte e tutti noi, ringraziare Giorgio, Luca, Mattia, Ennio, tutte le compagne e i compagni reclusi, incriminati, discriminati e ovviamente, prima di tutto, la mia, posso dirlo, voglio dirlo, la mia carissima amica, oltre che la grande compagna Nicoletta Dosio, che in questo momento sta semplicemente lottando insieme a noi, perché Nicoletta in questo momento è in carcere perché sta lottando. Guardate, io credo che noi dobbiamo dirci senza timidezza, senza paura,
senza vergogna, ogni tanto forse siamo ancora troppo reticenti su questo, che le compagne e i compagni che oggi sono in carcere, Nicoletta, queste condanne sono condanne politiche. Nicoletta è una prigioniera politica. Questa è la verità, perché se guardiamo la dimensione del reato, come si dice, se guardiamo la realtà dei fatti, Nicoletta e gli altri 11 compagni e compagne che si sono presi assieme 18 anni di carcere, 18 anni di carcere, hanno preso questa condanna per aver non fermato, ma per aver aperto i caselli, dell'autorento minuti per un danno registrato di 700 euro. Sono 38 euro per ogni anno di carcere. Una condanna dai miserabili di Javert, una condanna da anni 50 di Scelba, e lo dice la stessa sentenza, che questa è una sentenza politica, quando dice che sono negate tutte le attenuanti, tutte le forme di riduzione di pena, tutte le condizionali per la particolare pericolosità sociale degli imputati e perché fanno parte dell'area più radicale del movimento NoTab. Hanno firmato la condanna politica, l'hanno scritta, e noi oggi siamo di fronte al fatto che questa condanna politica richiede una gigantesca mobilitazione politica, perché quando Nicoletta affronta il carcere, quando Nicoletta dice io rifiuto la grazia perché non è la mia la condizione, è una condizione di tante e tanti, ci dice due cose. Ci dice che oggi nelle carceri italiane ci sono prima di tutto i poveri, gli emarginati, i migranti, gli sfruttati, e poi ci sono i ribelli. Guardate, l'anno scorso 1500 operai e operai sono morti di lavoro, 1500 omicidi di lavoro, non c'è una sola persona in carcere per questo. Questa è una giustizia che sta ridiventando brutalmente, ferocemente, stupidamente di classe. E questo noi lo dobbiamo dire, perché tutto si lega, come ci ricorda Nicoletta, come ci ha detto anche nella lettera di adesso, il potere che fa le grandi opere devastanti. Il potere, è bene ricordarlo, che invia soldati in giro per il mondo quando ci sarebbe da usare le truppe per, nel nostro paese di fronte ai disastri idrogeologici. Il potere che spende soldi per le armi, il potere che dà i soldi ai ricchi e toglie i diritti ai lavoratori e ai poveri, è lo stesso potere che ha bisogno di mettere in carcere chi non rientra negli schemi o chi è colpito più degli altri. Oggi in carcere c'è la questione sociale di questo paese, e noi oggi diciamo con chiarezza che il messaggio di Nicoletta è prima di tutto un messaggio di giustizia sociale, e lo diciamo a tutti coloro che si riempiono ipocritamente la bocca con la parola legalità. Non c'è legalità se non c'è giustizia. La legalità senza giustizia è una mostruosità reazionaria, è una mostruosità autoritaria. Ecco, allora noi oggi lanciamo anche un messaggio, e voglio portare qui naturalmente il saluto nostro, mio, il saluto delle compagne e compagni di Potere al Popolo, il saluto di quello di tutte le compagne e compagni democratici che lottano. Voglio dire che noi oggi dobbiamo prendere il messaggio di fronte
questo, questo diciamo oggi a Nicoletta, e permettetemi di ringraziare anche voi, anche noi che siamo tutti, anche voi che siete tutti. Ancora in vigore.
sociali, prima salutavo Heidi Giuliani, da anni ripetiamo questa parola d'ordine e dobbiamo far capire una cosa che non riguarda i rivoluzionari, non riguarda solo quelli come noi, no, riguarda qualsiasi cittadino e cittadina che vuole alzare la testa, che vuole esercitare i diritti sanciti dalla Costituzione. E quindi il modo migliore per stare al fianco di Nicoletta in questa battaglia è non rinunciare alla lotta, e diciamo, davanti Susa è stata anche la sperimentazione della militarizzazione contro il conflitto sociale. Diciamolo a loro, signori, ritirate le truppe dall'Iraq, ritirate le truppe dall'Afghanistan e ritiratele anche dalla Val di Susa, mandatele a piantare alberi contro il mutamento climatico. E a Zingaretti, che dice che vuole fare il nuovo PD, diciamolo forte e chiaro, se vuole essere nuovo dica no alla TAP in Val di Susa, il resto sono chiacchiere, pubblicità, fesserie. Non rinunciamo alla lotta con Nicoletta e non rinunciamo all'unità nella lotta tra tutti noi. E siamo arrivati in tante tanti, anche dal nord-est, come attivista e attivisti e centri sociali, dei comitati ambientali, per essere al fianco di Nicoletta D'Osio, delle compagne e dei compagni che da anni mettono i propri corpi e le proprie idee contro una delle opere più inutili e devastanti in Italia. Mentre il mondo brucia, mentre gli ennesimi mesi di guerra, una guerra per l'economia, per la ricchezza, per il potere, soffiano sul nostro mondo, lo Stato italiano non trova niente di meglio da fare che arrestare una maestra di 73 anni che nient'altro ha fatto a parte mettere il proprio corpo per difendere un bene comune, per difendere il proprio territorio, per difendere la libertà di cui tutti quegli abitanti e cittadini della Val di Susa che da 30 anni dicono di non volere un'opera inutile. E allora, mentre tutta Italia da nord a sud è un'enorme devastazione ambientale, è un enorme disastro climatico, non possiamo che affermare con ancora più forza che è giusto fare come ha fatto Nicoletta, che deve essere fatto ogni giorno e che se non basta dovremmo fare anche di più, perché quello che in questo momento è in gioco è la sopravvivenza di tutte e tutti contro gli interessi di pochi. Io ringrazio tutti, tutte quante, tutti quelli che hanno oggi sono stati in piazza e che continueranno a tornare in piazza, perché è il momento di agire e nessun altro